qua, perfetto. Angelo Maugeri, direttore artistico di J Factor, un talent per dare voce a tutta la buona musica cristiana in Italia. Allora, ciao Angelo, buongiorno. Buongiorno, buongiorno carissimi, che bello conoscervi personalmente. Speriamo Grazie. Di non averti buttato giù dal letto. No, ma questo è un po' l'orario artistico, no? Come sapete, ore 9 tendenzialmente, non prima. Bene. Allora, direi di partire da J Factor, partirei proprio dalla J, ecco, un po' per spiegare ai nostri amici il senso e il significato di questo importante appuntamento, di questo talent che vuole dare la voce a tutta la musica cristiana in Italia. Sì, J Factor è il talent di musica cristiana nato nel 2009, siamo giunti alla 15ª edizione e ha come scopo, obiettivo, quello di lanciare talenti emergenti della musica cristiana, quindi l'obiettivo è quello di conoscere e lanciare nuovi talenti emergenti per dargli poi un progetto discografico, un percorso discografico, una formazione. Quindi nasce proprio come l'alternativa cristiana al fattore X. Quindi il nostro obiettivo è proprio quello, no? Quindi dare un'alternativa a chi vuole cantare per Dio, a chi vuole produrre musica cristiana. E quindi noi gli diamo un percorso dopo aver calcato il palco del J Factor, ecco. Quindi chi vince J Factor ha di conseguenza un contratto discografico, giusto Angelo, con un percorso discografico con Hopeful Music. Esatto, il primo premio è un contratto biennale proprio con l'etichetta discografica Hopeful Music, che ha come obiettivo quello di prendere appunto il vincitore di J Factor e dargli un percorso, un progetto attraverso la produzione di un album. E poi ci sono altri premi chiaramente che il talent mette a disposizione, e oltre a quello i 12 finalisti hanno l'opportunità comunque di essere come dire, visionati in quella finale, quindi non solo per il primo classificato, diciamo così, ma anche per gli altri, l'opportunità comunque per chi l'etichetta rende pensa che possa essere idoneo per un percorso, appunto, la possibilità di poter intraprendere un percorso discografico. Un percorso che comunque, Paola, tu lo hai visto anche nel corso delle puntate del Sabato del Convento, un fenomeno, un movimento, ecco, vorrei essere ancora più largo, in forte ascesa, a dispetto magari di quelle che possono essere un po' delle conclusioni tratte in maniera troppo semplicistica, come ad esempio fanno tanti, tanti quotidiani, tanti lettori, tanti davvero commentatori. Il settore della musica cristiana è un settore che funziona, lo possiamo dire, Angelo, un settore che ha ancora tanto da dire. Assolutamente, assolutamente sì. Credo che ci sia proprio un forte risveglio sotto questo aspetto, perché stiamo realizzando e sperimentando una forte crescita, una forte ascesa del movimento di musica cristiana. Stiamo vedendo tantissimi nuovi talenti che hanno proprio il desiderio di voler cimentarsi in un percorso discografico. Stiamo vedendo nuove realtà, proprio elevarsi, crescere. E quindi, insomma, anche a livello tecnico, qualitativo, musicale, nelle produzioni, siamo contenti perché è un bel momento, un bel periodo per la musica cristiana e vogliamo far sì che possa crescere sempre di più e ci stiamo sforzando, stiamo lavorando al meglio tutti i giorni per far sì che questo possa accadere. Angelo, stiamo vedendo, grazie alla nostra regia, delle immagini di repertorio delle edizioni passate. Mi viene in mente il sacerdote, non so se hai avuto modo di seguire la GMG di Lisbona, il sacerdote DJ che ha svegliato i giovani a tempo di techno. Ci racconti come si svolge, perché una sola serata, c'è cioè la serata conclusiva, ecco, unica serata del J Factor, c'è una giuria, ci sono delle votazioni, il pubblico da casa può inviare, come funziona? Spiegaci un po'. Allora, J Factor si svolge in tre fasi, dal 15 agosto al 15 settembre, c'è poi la possibilità appunto della prima fase, che
che è la fase online così definita, che si tratta appunto di un'iscrizione gratuita sul sito, compilando il modulo sul sito jfactoryitalia.it, e compilando il modulo si ha la possibilità di iscriversi. Si invia un file in allegato, che può essere un file audio o video. Dopodiché, il 27 settembre, una giuria interna comunica i primi 60 che secondo appunto i nostri criteri possono essere idonei a passare alla seconda fase, appunto, che passano alla fase delle audizioni dal vivo. Quindi le audition dal vivo di ottobre vengono fatte nei primi tre weekend, quindi 7, 14, 21 ottobre. Saremo in 10 città in tutta Italia, quindi partendo da Verona, arrivando fino a Catania, passando da Roma, Torino, Milano, Verona, Firenze, Lamezia Terme, Bari, Palermo, Catania, Roma, siamo un po' in tutta Italia. Quindi questi 60 vengono scrutinati, ecco, diciamo così, ascoltati, visionati dal vivo a ottobre, primi tre weekend. Dopodiché i 12 che secondo noi sono idonei, ecco, meritevoli di andare in finale, i 12 vanno appunto alla finale della 15ª edizione, sabato 25 novembre a Milano, al Teatro Pime di Milano. Allora, vorrei fare una domanda ad Angelo relativamente ai giudici, perché i talent, si sa, sono una commistione tra talenti che ovviamente sono in gara e i giudici che poi fanno parte appunto dello spettacolo, sono parte integrante dello spettacolo stesso. I giudici di J Factor chi sono e soprattutto sono cattivi nel giudizio? Beh, noi anche qui abbiamo tre commissioni, quindi la prima è interna, insomma sono ragazzi che lavorano con me tutti i giorni, che valutano i primi 60, invece le commissioni, le 10 commissioni online, sono 10 commissioni interne che a porte chiuse appunto valutano, quindi sono addetti ai lavori, ecco, addetti ai lavori, quindi possono essere ovviamente tutti quelli che lavorano all'interno della musica cristiana italiana, quindi conoscono bene già il repertorio e l'ambiente. E dopodiché invece in finale abbiamo dall'anno scorso 7, generalmente erano sempre 5 giurati, che sono 5 giurati invece un po', come dire, esterni, cioè sono giurati che fanno parte dello spettacolo, della musica, alcuni di questi non prettamente dalla musica cristiana, quindi che lavorano anche al di fuori e cambiano ogni anno, ecco. Non abbiamo una giuria fissa che sono sempre gli stessi volti, ma ogni anno diamo l'opportunità appunto di avere un cambio generale. Quindi abbiamo avuto artisti che hanno partecipato anche per esempio all'X Factor stesso, che sono venuti in giuria al J Factor, quindi è stato molto molto interessante anche questo. E poi abbiamo giornalisti, sportivi, insomma tutti professionisti che comunque possono valutare e secondo loro scegliere chi è il più meritevole. Non abbiamo detto una cosa importante, che lo stesso Angelo Maugeri è un cantante e ti vedremo sul palco del Joy Music Fest il 2 settembre a Bellaria Giammarina in provincia di Rimini per questa grande festa della musica cristiana. Ci sarà Cantiere Gross, Di San, I Gen Verde, ci sarai anche tu. Sì, non vediamo l'ora, è da mesi che parliamo di questo grande appuntamento, quindi siamo agli sgoccioli. E non vediamo l'ora io sono certo che sarà una giornata storica, memorabile per la musica cristiana italiana. Sono certo che sarà un giorno che impatterà molte vite e davvero non vediamo l'ora di poter essere tutti quanti lì e poter far comunque mostrare che in Italia c'è un grande movimento unito che ha il desiderio di innalzare una sola bandiera e quindi essere lì in tantissimi a poter cantare di Dio e di quello che Lui ha fatto nelle nostre vite, e quindi non vediamo l'ora. Sì, io dal 2005
sono a totale, a tempo pieno da quasi 20 anni a servizio della musica cristiana in Italia e il mio obiettivo è questo, dedicare completamente la mia vita alla crescita, allo sviluppo per parlare di Dio e di quello che Lui ha fatto nella mia vita attraverso la mia testimonianza. Che bello. Quindi appuntamento magari dopo o prima del 25 settembre per lanciare l'evento o anche dopo, così ci racconterai chi è il vincitore, com'è andata. Sarebbe bello, sì, la finale è il 25 novembre, sarebbe assolutamente bellissimo. E tra l'altro ci tengo a precisare che da 3 anni J Factor è anche Kids, quindi c'è una versione anche per bambini e adolescenti, dai 4 ai 14 anni. Quindi chiunque fosse interessato anche in quella fascia d'età, dai 4 ai 14 anni, quello è un format un po' diverso, nel senso che lì invece selezioniamo nelle audizioni dal vivo 12 che andranno direttamente al CD, al disco. Quindi noi produciamo un album e lo lanciamo. Quindi J Factor Kids, chiunque voglia, jfactoritalia.it si può iscrivere. Bene, quindi ci sono tutte le informazioni, tutti i dati per mettersi in contatto con voi. E allora ci risentiremo sicuramente nelle prossime settimane, nei prossimi mesi. Angelo, nel frattempo noi ti ringraziamo per essere stato con noi e ne approfitto anche per lanciare la pubblicità, visto che il tempo corre. Grazie Angelo, ci rivediamo tra poco.